ragazzi, adesso usciamo, purtroppo quel ristorante dovevano mandare è occupato anche prima di domani. Allora adesso usciamo, non andiamo qui perché questa roba è scadente, ed andiamo in un altro ristorante molto importante, però questo è un marocchino, quindi secondo me è un altro problema. E quindi andiamo in un ristorante molto bello, e voilà, qua si stanno aprendo anche a cose, per service, ma il service sicuramente fa scoglionare. Aspettate. Se purtroppo è difficile la voiture con un taxi, tu là c'est pareil devant. Oh, c'est pareil devant. Che è pareil? Devant. No, è un po' différent. C'est plus facile. Allora? Voilà, Marrakech di sera. Praticamente si illumina di tutti questi bei colori locali. Sai che cos'è? Questo non live. Veramente una bella città, eh? Ma ti lo dico, Paolo, c'è il metro. Ma c'è il metro. Ce que je voulais, Casablanca c'est pas aimé. Non, c'est pas aimé. T'as rien vu. Alors, et c'est pas beau. Ça c'est beau, c'est très beau. Sa che cos'è? C'est la Medina. Ah, sa c'è la Medina. Ah, c'è la Medina, c'è là. Non la vedo più. C'est pas Hivernage, là, le quartier? Non. Le quartier, on allait, c'est le quartier d'Hivernage, dirais-je. Hivernage, c'est ça. Là où il y a votre hôtel, c'est le quartier d'Hivernage. Non, c'est la Medina. C'est à notre gauche, c'est le Giliz. À droite, c'est la Medina, c'est la vieille ville. C'est le
dovuto venire pure il periodo di Natale, ragazzi. Questo è il Réveillon. Bel Réveillon di Natale, di Capodanno, qua fanno belle cose. Poi fa caldo oggi, dai. No, ragazzi, siamo arrivati in questo hotel, no, in questo ristorante molto profumato, si sente l'ambra da tutte le parti, penso che sia ambra lì, perché c'ho il sapone a casa, c'ha lo stesso odore. Poi vi faccio vedere l'esterno, un bel ristorante, però un po' difficile da arrivare, cioè, a 100 metri dentro a dei vicoli, palazzi rotti, un po' brutto. Noi vediamo un po' che cosa. Allora ragazzi, un menù assortimento di insalata marocchina servita con non ho capito con che cosa, poi come piatto, come tagliolo di pollo,
poi dopo tagina, però sto fatto della cannella e la gomma arabica, non so, la gomma arabica può darsi, non lo so, non la conosco. E poi l'ultimo il dessert, è una cosa che odio proprio, tutte e due cose, la panna cotta o culio flor d'orange. Però ci sta pure la pasticceria marocchina a base di gingembre, pomme, datteri e mandorle. Boh, vediamo un po'. Voilà. Allora, iniziamo con un po' di vino. Sapete, no, come si assaggia il vino? Qui devo imparare anche questo. Prima si muove un po' così, poi si sente l'odore e poi si degusta. Com'è? No, non sale niente, ma è vino. Acqua, è vino allungato con l'acqua. Vino allungato con l'acqua. Guarda, whisky. Ma là, dietro di me là è un bel tappeto. Qua invece c'è un vestito, penso che sia qualcosa di antico. Le carottes pommes pimentées, gingembre et sésame, ça pique. Les tubes aubergines, caviar aubergine, aubergine farcée avec 10 amandes et des miels. Les trois poivrons rouges vertigeux avec sauce tomate. Courgette farcée avec tomate. Ah, ah, c'est un petit rond carré. Voilà, allora, cominciamo a mangiare, vediamo un po'. Hai capito che cos'è? Ça c'est potiron. Ah, pozzucca. Allora quella è zucca. Caramello, mi caramello. Quest'altra qua che ha detto carota? Caramellisé. Ça non, ça fait ça, c'est gingembre. Très fort, très fort. Ah, allora un pezzettino. Non mi piacciono i spezzi, voglio. Ah, c'est aubergine, tout bien. Uff, mamma mia, meno male, sì, questo è proprio forte. Com'è il potiron? Il potiron com'è? Très bon. Oui. Questo che cos'è? Melanzana? Ça y a le, y a le cumin dedans. Che cos'è? Avec cumino. E che roba? Aubergine. Ah, aubergine. Avec. Ma com'è? Cumin. Buono? No. J'aime pas le, tu aimes pas le cumin. Moi, je ne mange pas. Mm. Comunque ho visto un bel ristorante che si chiama Cappuccino, penso che sia italiano, la prossima volta andiamo là. Questo che roba è qua. Bro. Mi piace però, mamma mia. Era pure fine. Ah, non si capisce se è dolce o salato. Non arriva, tant pis tu, ma... La chef, non può pas venire. Aspetta. Ho detto che non mangiavo niente. Ognuno. Ça, c'est poivron, quoi, ça? Poivron, oignon. Et ça? Ça, ça. Ah. Et ça, c'est quoi, ça? Aubergine. Alors, qua, c'est une aubergine. Mais je n'ai pas compris, c'est salé ou sucré? Il y a du sucre. Je ne comprends pas. De sucré. T'es piaciuto? C'est bon. Questo qua? Non, ça je sais pas. Un pomodoro? C'est très bon ça. Congèle. Ah, ça c'est magnifique. Ouais. Quand on va manger, à mais non, me piace.
è più forte di me. Già la faccio, mi piace. Però non è che non è, cioè, non è che è male, è che non mi piace. Proprio a me la cucina proprio marocchina, non mi piace. Ci sta proprio niente da fare. Qui è buono. Questo brick con il formaggio è veramente delizioso. Brick, però non so che c'è dentro. Il brick rettangolare che c'era sempre formaggio? No? Ah, sta pure la musica. Sta pure la musica. Ah, questo pure è buono. Non so, verdurina. Questo mi piace. Qui, qui, questo è buono però. Pure questo, non so che cos'era, no? Attento, attento, no, non ce ne stanno più di brick. Due, due. Qua hanno portato questo che non so che cos'è. Aspetta, assaggio prima io. Questo sì. È una crema al limone. Aspetta tu, aspetta, non fai fare tutto questo. Prendi un po' di pane e zuppa dentro. Una crema al limone, è buono. No, no, no. Prova. Buono. Giusto quel poco per sgrassare la bocca. Ti pulisce la bocca, quindi. Buono. Se ci siete a doppio qua, tutto questo è veramente una figata. Adesso lo assaggio. Formaggio qua dentro. Proprio buono. Via, formaggino. Quello è questo. Penso che c'ha delle patate dentro, non lo so. Però è proprio buono. Il resto fa caldo. Io rompo i coglioni, non è che fa cagare. Bella, ragazzi, finale. La casetta è così. Sì, 1897. Allora, andiamo a vedere un po'. Allora, queste qua sono praticamente case, ragazzi. Che sono poi state trasformate in ristoranti, il Riad. Ah, là te la trovo. Bella, è veramente una casa così. Poi ci stanno un po' di localini da tutte le parti. Sta facendo questo bellissimo odore. Un odore di ambra. Tutto antico, bello. Una figata, ragazzi. Siamo di chi stasera? Niente. Mettiamo un po'. Diamo un po' questo piatto.
Allora, che cos'è? Allora, un tagine de poulet avec des olives et des petites pommes de terre. Purée de pommes de terre. Buono. Già sento un odorino che non mi piace. Qualche spezia. Le chip sono buone. Guardiamo questo. Il purè di patate. Sì, buono. Il purè di patate natura, non ha nessun tipo di spezia. Buono. Allora, queste sono delle olive taggiasche. Mi pare che sento la curcuma, però. No, sono nella cucina, ma le olive taggiasche. Le olive sono tre belle. Il pollo non ha nessun tipo di spezia. Buono. Le olive taggiasche rompono un po' il cazzo. È ripieno, è un bordino di pollo. È buono. Ripieno, buono. Ma allora, ragazzi, questo è stato veramente delizioso. Era un bordino di pollo. Dentro poi ripieno, comunque ripieno buono quando non mettono quelle cazzo di spezie, no? L'unica cosa che mi ha distorto un po' è l'oliva taggiasca, perché l'oliva taggiasca ha un forte odore, un forte sapore. Magari evitavano questa olivina, era ok, però comunque ottimo, sto registrando. Comunque hanno portato il piatto. Questi qui sono piatti antichi. Non guardate che sono scaldati. I piatti li hanno mangiato 100 anni fa. Questa è la particolarità di questo posto. Buono, molto buono. Paolo, oh. È un uomo. No, che uomo. Oui. Oui. Ma state zitto. Oui. Ah, oui. Ah? Vediamo. Dalida nella canzone che sto facendo. Ai no, c'è no.
bella. Arriva quella della farmacia, la bella, ecco. La farmacia lì da San Luis, carina, sembrava lei di viso, così bella, così bella.
grande. Questa è la panna cotta. È bella. Non so, ma a me non mi piace. Gusta, ci va. È un altro. Questo è quei dolci loro zuccherati. C'est vraiment une très bonne. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt. Tu n'aimes pas. Non, mais j'en ai un bon accord. Le pâté, c'est bon. Le gâteau là. Ça? Ouais. Da cannella. Sì, ce l'ha un poco però. È il premio. Beh. No. Mamma mia. Ti avevo fatto proprio un litro d'acqua, ma volevo assolutamente pure la cannella, solamente. Ma sta bene. Quindi adesso passiamo al tè, il tè alla menta squisito. Com'è? Qua come l'hotel, il nostro hotel Le Dune d'Oro, già mi manca. Ma c'è sta la menta dentro? Mangia sta la menta? Tu ci stai proprio poco. La serata, domani andremo a Sofiotel, iniziamo quindi la vacanza a Marrakech, dopodiché poi ci sposteremo per Parigi. Ciao ciao a tutti.